Questo palazzo a inizio secolo ospitava un'importante brigata, Brigata Piacenza, che tanti lutti ha fatto vivere alla nostra città, al nostro territorio, ma che tanto ha dato per la nostra patria, per il nostro paese. Qui a Piacenza abbiamo avuto la prima medaglia d'oro al valore per un alpino, Pietro Cella. Piacenza e la sua cultura viaggiano assieme, pari passo, da sempre. E in questo percorso, un percorso così importante, il legame è stato fortissimo anche con il nostro esercito. Questa sera abbiamo l'onore di ospitare in questa particolare, suggestiva location un'occasione straordinaria. Ripetiamo insieme agli amici del secondo reggimento Genio Pontieri un concerto che se l'anno scorso era dedicato al coraggio di ripartire, quest'anno vuole proprio guardare alla cultura, la settecentesca cultura che abbiamo affrontato, la cultura che abbiamo alle spalle. Lo facciamo con un'occasione particolare, l'occasione appunto che vede un conferimento importante al generale Figliuolo, che vi invito ad accogliere con un grande applauso. Questo, signor generale, è l'applauso che va a lei per il grande contributo che ha dato e sta dando per una ripartenza di fiducia, ma è l'applauso che va anche a tutti gli uomini e le donne dell'esercito italiano che sono stati in prima linea e che sono in prima linea anche in questa fase così importante. Il secondo reggimento Genio Pontieri qui a Piacenza dal 1883 svolge un ruolo fondamentale. Il fatto che si riescano a organizzare serate come questa è proprio indice del fatto che esiste un forte legame con la nostra città. Non possiamo però aprire una serata così significativa, così importante, che porterà a conferirle il riconoscimento. Piacenza riparte dalla cultura che appunto ci vede uniti sotto i colori della nostra bandiera, i colori del nostro vessillo. Questa serata, che sarà lietata da un'occasione particolare, avremo infatti il maestro Patrizia Bernelic che dirigerà in questa prima fase di apertura, in questa cerimonia ufficiale, il coro del Teatro Municipale di Piacenza e l'Ensemble Piacenza 2021. Invito davvero il maestro Bernelic ad aprire questa serata, una serata importante appunto perché la cultura, la bimillenaria cultura che ci portiamo dietro, che è la base dei nostri valori, è anche quella che ci ha sempre dato la forza di ripartire con grande coraggio, e lo facciamo sicuramente con una canzone che è diventato un inno, l'inno degli italiani. Thank you.